fare il tuo rosaccio? Hai chiamato a tutte pare. La mia figlia Fiammetta non c'è. Io non so a cui chiamare. A cui chiamare io? I parenti l'hai chiamato tutti e Fiammetta non l'ha visto nulla. Hai chiamato magari Ozzo non ne sanno niente. Niente, la calabbia cane non l'ha visto. Non so più a cui chiamare. Chi posso chiamare? A Saro. L'unica persona che posso chiamare è Saro. Saro Pirito, no? Quando si chiama? Saro Pirito. È lontano, no? Perciò... Risponde! Irraggiungibile! Lo saccio io! Sta come sta correndo con la macchina, per forza è irraggiungibile! Ci riproviamo! Ma la Fiammetta non arriva! Pronto! Pronto! Saro! Saro! Io sogno! Come Saro vuoi? Tu! Saro Pirito! Ma sei tu Saro Pirito? E allora perché io sogno crocifissa sogno, e uno sai perché ti sei, lo sai, appunto, fiammetta gioia che se ne io e non è tornato, non ne sappiamo niente, tutti stiamo ciccando, e allora aspetta che sento fede, un momento, capace che è a la porta, come? Ah, tu sei carrere, no, fiammetta, ma che si sta munito, ma come ci porta a carrere? Va bene, allora ti rapo subito se sei carrere. Avanti. Topoliao. Ciao. Meno male che venisti. Sì, va vado, sembri elegante. A chi ti sembra da boutique? Notizie di fiamma? Sì. No, notizie di tutto, paese in allarme. Sì, certo. Un saccio. Ma scusate, un disegno io. E pure c'è mia, allora perché ti chiamai? Io di te volevo notizie. Ma c'è mia che feto, Saro, mancia mia, ma dove ci sta doccia? Certo che mi fici, e mi fici, mi mise magari un deodorante, quello di Dolce e Galbani. E questa lì anda a bottiglietta che si è chiesto un ore eroe morto, da Inter. Secondo me stai. Dai. Notizie! Si ha visto fiamme? No, non si ha visto niente! Hai cercato da tutto il paese! E io ho telefonato a tutti! Hai tagliato tutti i cassonetti della munizia! Ma come può pensare che è in un cassonetto della munizia? Non c'è niente! Ma perché può essere che la è stanca? Che acaba la tassare? Che riposa? Qualcuno lì? Ci pare che tu non ti munizzati che abbia un cassonetto! Non c'è niente nella munizia! Nello, certo, sto certo! E vedo, dai! Sale! Ma non ti devo cai! Cai, Saro! Che cosa? Cai, io! Mi chiamavo così fissa! Ai! Niente, ma bamba! Come da bamba? Maria, come la brucia ogni papolatana! Ma unni! Che l'hai unghiata, Maria! Ma che hai? Sotta! Che è tu? A pressione! Sì! Ma di chi? A piantare vera! A piantare vera! Magari così a occhio nudo. Sì, però il cane da caccia è fatto apposta per questo, ci fece un ciauriare alla cosetta da signorina. Gli svenivo. Un cane, no, non mossi, perché giustamente suo cugino Appio, che è un amante di suo simile animale, come ho visto, è svenuto, ci fece la respirazione bocca a bocca e rinvenivo. Che schifo! Ai, piacchio, vero? No, pugana, maledo, comunque, una cosa l'abbiamo scoperta, che la signorina non è uscita fuori da paese. Perché come si va fuori da paesi? Feto non ce n'è più, questo vuol dire che non è più. Ora, se fesse uscita... Se fosse uscita fuori da paese. Ci sarebbe la scia. Giusto, bravo. Invece appena esci fuori da paese, se la scia non si può. Non ci sarebbe. Quindi vuol dire che
Tu cosa voglio comune? Notizie, dimmi qualche cosa. Io non so niente. Ma signor Lesterio, ma chi ci sa? Qui c'è lavoro comune, chi da vi sappiamo a un comune? Chi cazzo si facendo? Perché tu non trovi questo mai indicato nuovo comune che sta rodando il suo posto di lavoro? No, chi si è sempre per i piedi? No, questo che ha girato il paese non l'ha visto. Infatti non c'è un comune, perché se usava giù che ha ricercato più strada? Un lavoro ambito, tutto un ristrutturato nuovo comune. Chissà perché è meno pericoloso, no? Non si è saputo mai che hanno indicato il comune, ha avuto qualche incidente sul lavoro, mai. Giro! Poi Giro! Poi che c'è un comune? Giro, come lo sapevano sentire, occhio bene! Ah, ma chi c'entra, cretina, chi avrebbe un incidente al comune? Ah. Sul posto di lavoro, ma perché si stava facendo le parole crociate? Se tu mi sci un cascavo così se staccava la pila da vostra, per questo! Però per altro lavoro! Per quello, certo! E poi? Poi la famiglia stanno uscendo, mi dice questo donna a fare un'altra volta, siamo ci misero l'otti vitro, e allora ci regalare una bella palla pazza, tanda, e io sa, cercavo su pratin. Così quando io si fa le parole crociate, e per dicendo, si fanno. Ti faccio ora chiamo un giro un lao. Questo fa sembrare tutto e cadetta così. È buono, guarda, basta. Perché Ida non ti ha sentito, perciò basta, io voglio dire una cosa, è giunto il momento che seppia. È giunto il momento che stupia. Sì, calamare, che stupia, che seppia. Giunto il momento che seppia questo segreto, insomma lo segreto. Sì, che mattinaglia il cuoro. Ma che stava a la piccina di Ida a fare in declamazione a parlare. Vediamoci tutti. Parla questo grande filosofo. Parla mica là. Ma che vuoi? Signori, non trovate 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 signori, non si pare che il letterio si mette a capofila, lei si nasconde, io non ci vedo. Io mi nascondo perché mi sento perseguitato dalla fortuna. L'ho visto, signor letterio, l'ho visto. L'hai visto? L'ho visto a fiamma. Ma guarda che combinazione. L'ho visto? Quello che ci vede meno di tutto è quello che l'ha visto. Io mi fai inseto, temore, pesato, non ci devo stare. Ma come andare tu se ci mette? E mi sono fatto la doccia e mi sono messo pure il deodorante. Quello si sono sempre a bagni. Bestia! Campani è un formaggio! Che ti metto? Un formaggio non t'ascita! Gatto Cavalli è un altro formaggio! Roberto Cavalli è un altro... E poi comunque fai sempre sento, magari catalano in calato! Ma allora, signor Littero, lei cosa mi ha detto quando se ne è uscito? Dice, tu segui sempre la scia da ogni tuo padre. E io così ho fatto. Ho camminato per tutto il paese, ho fatto seguendo sempre la scia. A un certo punto, signor Littero, sono arrivato in un posto che la scia non c'è. Ho perso le tracce. E come mai? Mi trovavo nella discarica. Era tutto circondato di scia. Troppo, signor Littero, troppo scia. La discarica da Molino. Dalla discarica da Molino. A un certo punto nella discarica ho guardato, non ci vedevo tanto bene. Però non ci vedeva bene. Ho visto una marcia nera che si muoveva. A mezza spazzatura. Una marcia nera che si muoveva. A un certo punto ho pensato, ma che cosa sarà? Ma che cosa sarà? E se possibilmente può essere un topo nero gigante. Non era un topo nero. Allora sì, che cosa può essere? Possibilmente sarà un nano nero gigante. Un nano nero gigante. Non era nano nero. Ah sì, allora sarà un gigante nano. Nero. Manguino. Non era. La braccia collare gigante. Non era, signor Letto, tutti gli animali ho guardato niente. Mi sono avvicinato. Sì. Tanti ando, perché mi scandavo. Sì, sì, che animale è? Sì, ma che cacca animale sarà? Che cosa può essere? Sì. Ho visto un po' questo sacco nero che c'era e mi scivo. Veramente non l'ho visto, l'ho sentita, signor Letterio. Mi ha detto proprio una frase che è... Fiamma? Fiamma. Ma che cazzo sei? Subito. Che ti disse? Che ci fai capocco? Per essere. Subito, appena mi ha visto, fiamma. Lui, lei, appena mi ha visto, è scappato perché è sghicciata. Sì. Io ci sono andato a pezzo per tutti i pezzi. Sì. A un certo punto, secondo la scia, sono arrivato qua e allora sarà qua, fiamma. No, guarda, io, che lo sto pensando che ci dice. È uguale preciso. Non diamo. Gira! Gioia mia! Fiamma! Che fu? Che ti successe?
Maria, senti! Gioia! Ci provo io, ci provo io! Fiamma! Non ci faccio, non ci faccio! Fiamma! Devo... Abbracciavo! Lui che è un estraneo! Ha avuto il coraggio, io che sono il padre allora! Fiamma! Papà! Mi sono sentita afferrare. Sì. Afferrare e mi hanno messo dentro un sacco nero. E allora ho pensato, mi stanno rapendo. Ma stavo rapendo? Poi la giacca lo squattatore. No. Mi hanno rapita. Perché non hanno domandato un riscatto? Per mia capo, tenere, eh? No. Non ce lo so. Mi hanno messo dentro il cassonetto, dal cassonetto al camion, dal camion alla discarica, e poi mi è salvata lui, il porco! Ma gioia mia, ma come chiedi lì? Perché ho capito che questa casa continua bene in questi condizioni, questo è il posto per me! Ma non è vero! Ma non è vero, dovete sempre la mano! Ma vedi che è la scuba, per lo meno! Ma che cosa vuoi, papà? Che cosa vuoi? Dice che non ci dai attenzione, ma come? Io non penso. Quando papà se ne gira a stappare andare a vigna, a cui si porta, a fiammere. Quando papà gira a fare la semina, andare da campagna, a cui si porta, a fiammere, che ce lo fa un spavento a pattere, che questa cosa lo fa. E quando papà pensa un carburatore, chiamo meccanico, guarda che ti prende papà. Non fare così, come ti senti? Ma io, tu devi stare, devi stare più o meno. Sì, tu lo sai che sei il cuore del mio cuore, il fegato del mio fegato, la vita della mia vita. Un tangere do me tangere. Vai indietro, Santana! Basta, non fate così, anzi, sentatevi tutti, in tutte parti! Tutti! Statevi musica, vai a dire una cosa! Vai a parlare! Magari tu, muori! A parlare il grande filosofo, a parlare Michelangelo! L'imperio! Fiamma! Figlia, l'appello sta facendo! Filomena! L'imperio! Io vuoi dire... Parra! Dai, fiamma! Si fiamma, l'etterio, caro! Fiamma, c'è! Filomena! L'etterio! Guido! Tu non sei! Io lo so di... Tu sei il papà di fiamma? Io no! Sono il papà di fiamma! No, l'etterio, no! Tu non sei il papà di fiamma! Il papà di fiamma! E sta rotendo! Sì, sogno io! Sì, sogno io! Il lavoro adesso vai a fare auto, non ci arrivo! Sì! Basta! Ma appunto, ma se lo paese circola la voce, che tutto il paese dice, mormora, che tu sei quello fatto! Sì, se la vedi, in un momento che devi dire la verità, a mia, mi piace un immascoli! Che ti sembra così vista? Che era l'unica femmina che mi assomigliava al mascolo! Venite, ma fate farlo copiare di queste tre terribili notizie che ho avuto, tre terribili notizie. Quali c'è? Sì, appunto c'è! Una! Tre! La prima! E che fiamma non è... Ecco perché ti stavo ad abbracciare io, dopo ti sovevo! Non è mia figlia! Ah, che cugna è che mi facisti? Corna! Tana!
testa. E chi sta? Perché mi hai... Cattinetta! Perché quello mio? Non è vero. Scusare. Non è vero. E scusaro d'amico. No, saro vito. Sì, un cazzo. Tu saro d'amico. Saro vito. Lo so. Tu saro spirito, sotto forma d'amico. Non mi hai detto mai niente, non mi hai detto mai niente. Ora mi spiego. Ora mi spiego perché sono cucito ogni volta che mi vedeva. Trovato con lui dell'incidente, che si rubita. Io ogni sera così. Stavo un quarto d'ora a salutare con gli altri. No, no, sì, ma sono cucito voi. Sono cucito. Sono cucito. Sono cucito. Insomma, qui è un cucino strano per forti e siamo forti. Senti, tu non te la pigliare però, eh? E chi lei è stato fedele? E poi comunque mi ha fatto spiegare tutta questa situazione. Che cosa vuoi? No, io devo spiegare tutto. Non sei niente per spiegare. No, tu devi sapere che io prima di uscire a zia era zita con Saro Pirito. Da zita che io mi aveva sciarriato con Saro Pirito. Ah, si mi ha mangiato a poco da zita. Di che è un terra. Sì, io mi aveva chiamato qui, e allora avevo visto a zia da zita e decisi di... Ho fatto l'amore con te. Con noi era ubriaco? Sì. Ma allora... Ma non ha restato incinta di me? No, io era già incinta! Ma come fai a essere sicura che era incinta di me? Cosa hai fatto alla prova del THL? No! La prova non vedo, un stessi suo padre! Sto prendendo di chiedere la cella! Ora mi spiego certe cose, ora mi spiego perché ogni volta che mi incontrate al bar io ti dicevo voglio un caffè e io no, tu offri un cornetto, ogni volta mi ricordo. Cos'è che mi disse una volta? Mi dice, ma vieni, perché non trovi un bello negozio di cornici? Ti ricordi quando mi disse, sai un viaggio gratis per via, perché non te lo vai a Cornovaglia? Ti ricordi? Cabanna, tu volevo fare studiare a Cornamusa. E te ricordi l'ultimo compleanno che mi ha regalato 300 imbalsamato? Sai chi era? No. La Cornacchia! Oh, io ho cercato di dirtelo in un certo modo, con un certo garbo. Sì. Ho voluto capare. E va bene, ma ora che volevo fare? Aveva ragione un proverbio. Quale? Un proverbio che dice che vuole in testa di cose pizzute, si porta in casa la luce sedate. Ora non ammazzavo, ora non ammazzavo. E è successa sta cosa. Ma non facete l'erbe! Ma signor Litteri, che vuole fare ora? Non vedo che sta portata a casa, no? Non sa che cosa fare. Ci sono cose ben più importanti, signore mio. Siamo e mia figlia. Ha stato mia figlia e resta mia figlia. Che uomo, che uomo, che uomo. Sto allontanese però, stai lontano. Crocifissa è mia moglie. Ha stato mia moglie, anche se ora ho scoperto che mi ha fatto le cose. Resta mia moglie! Che bello signore! Che... Però state lontana, per favore! Saro Pirito, anche se mi ha tradito, resta sempre un mio amico! Però tu specialmente tu proprio te ne allontanare! Ti devo allontanare! Ci sono valori più importanti! Ci sono i valori dell'amore, i valori della famiglia, i valori dell'unità! Che gente uomo di virtù! Che gente comincia! Non mi intendo! Bravo, bravo! Signore me, Pellaio, vieni te. Bravo. Avevo occasione di dono. Bravo, bravo. Caro, tutti mi dici. E d'accordo. Non ne potevo dire. Ai. A legge. Ai.